Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale, il canale dei The Vertical Games. Questo è il terzo episodio, credo, di Resident Evil. Sì. E con me qui c'è sempre Marchè, il 1994. E io sono Darkenes 80. Quindi ragazzi, iniziamo a fare questo gameplay di Resident Evil 3. E quindi ragazzi, andiamo avanti. Prima, come potete aver visto nel video precedente, ci hanno stuprato gli zombie. E intanto prendiamo questa foto che non ci serve assolutamente nulla, ovvero la postcard dell'orologio della torre di Raccoon City, che credo sia situato sotto al... Sì, credo che sia situato, però mi sembra sotto tutto su posizioni, non ci menate, sì. Come dico sempre. No, sotto al coso, sotto alla stazione di polizia. Quindi ragazzi, andiamo avanti con il gameplay. Speriamo che continuano a mangiucchiacce. No, speriamo no. questa porta qua che si apre molto lentamente è veramente terrificante, perché poi usciamo e l'autocreazione mette, capito, hanno creato sta porta che si apre così con tutto lo schermo nero, poi quando si apre esce uno zombie e te magna il naso. Sai che figo. Però mazzo, ha fatti proprio bene. Hai visto, raga, i capelli quanto sono brutti, unti, bisunti. Allora andiamo un po' avanti. Questo senza orecchie è più brutto. Sì, proprio brutto. Con le scarpe fatte male che le comprate all'IKEA, perché sono decompensato. Ah, questo è... Allora, praticamente noi siamo rimasti che dovevamo raggiungere la porta, quella che era legata con... Sì, con... Come vedete più avanti è legata con una corda. Sì, una... E noi dobbiamo usare l'accendino per bruciare questa corda ed entrare. Sì, andare avanti. Allora, qua si vuole essere in zombie. È sempre quello brutto. Guarda che denti, è proprio. Fatto bene. Certo, rispetto a tutti gli altri Resident Evil, questo qui mi do un seguito che. Oddio, mi so! Aiuto! E tipo, c'è un accettore e ti tiravano. Ok, allora qua. Praticamente dobbiamo avvicinarci qui. Sì, prima. Vai, avvicinate un po'. Secondo me dobbiamo bruciare, se lo bruciamo al volo e scappiamo, che dici? No, non si può fare, scappa lì dietro, compa. Aspetta che si avvicina. Una retromercia. Aspetta che si avvicina, troppo indietro, vai avanti. Ok, aspetta. Vai. Ok. Oh, sono volati tutti insieme. Infatti questi qua, regala, scappiamo visto che sono fuochetti. Sì. La bionda che ci fa concorrenza. Non va bene. I zombie sono tutti per me, troia. Io fetisce già a lei, mica. Ma proprio non muore io. Ma quello pure non è morto. Oh, ma quello che. Dio, questi che strisce. Questo è un precario. Ma muori, questo è mortale, ma che ha fatto? Muori, precario zombie. Muori, precario donna. Muore il sallone quando lo colpiscono. Allora, andiamo un po' a prendere un po' di erba. Che non ci serve a nulla. Se c'hai uno stallone. Ma sì, lo diamo. No, è no, perché tutto, regà, rispetto del mondo. No, rispetto per Stallone, è soltanto che ultimamente superati gli over 60, raga, basta. È grosso, però. Andiamo a cassa in braccio. Allora, comunque, comunque dire... a parte le fregnacce che non ci trovo niente col gioco, e continuiamo. Ecco, bruciamo questa corda intinta nell'olio. Non è... usiamo l'accendino che perché prende. Ci dovrebbe stare una corda già intinta nell'olio. Non c'ho. Ah, probabilmente era l'olio del coso. È l'olio quello che fa i fettine manate. Buone le fettine. Andiamo avanti con il gameplay. Allora ragazzi, foie. Penso fuoco, che qua, ecco, okay, qua i cani. Noi... Qua conviene tasse come il venticello. Perché c'è un cane zombie che dorme? Non lo so, sta a dormire. Là c'era una macchina, allora, scrive. Infatti da. Noi torniamo indietro. Ci si mangiano. No. Lo so, sì. Lo percepisco. Guarda i bastardi. Ho aperto prima la porta. Andiamo avanti. Ok. Ok, ragazzi, una cosa che veramente ecco ci cuora è il fatto delle polveri. Che non prendo. L'unica cosa è che mi sa che abbiamo l'inventario pieno. No. Oh, ah, proprio al bacio. Allora, questa è la prima polvere, ovvero la polvere A. A dell'alfabeto. E poi abbiamo il Gunpowder B, ovvero la polvere B.
Che allora, un'altra cosa delle polveri, non so se già l'abbiamo detto nel primo episodio, le polveri oltre che per creare i proiettili possono essere combinate insieme per creare proiettili ancora più specifici per l'arma. Ecco, ad esempio specifici. Io credo specifici, ho detto specifici. Specifici. Allora, sì. Sì, infatti mischiando poi la polvere A con la polvere B possiamo creare, credo, le granate per il fucile. Sì, le granate per lanciare. Troveremo all'interno della stazione poliziana, se mi ricordo bene. E quindi andiamo avanti. Allora, ci rincuora il fatto delle polveri, ci rincuora tutto quanto. Non so perché ho messo la mappa. Però ecco, adesso mettiamo le polveri. Dobbiamo mischiare. Però adesso, siccome ho una paura fottuta di creare delle polveri che non servono a niente, faccio direttamente questa pistola, che sono magari migliori rispetto a tante altre. E queste le posiamo nell'inventario. E infatti adesso vediamo un po' se combiniamo il primo con questo qua. Perfetto, il fucile. Una mano dal cielo. Io questa è una cosa che non mi ricordavo. Mi ricordavo il fattore del combinare tutto quanto, ma non mi ricordavo che separate erano quelle del fucile. Perfetto, quindi dopo aver comunque avuto questa idea, i nastri li abbiamo. Infatti adesso vediamo un po' se c'è all'interno del coltello knife, che forse nel gioco è l'arma più inutile del mondo. Resident Evil 3 è inutile. A meno che volete morire o non c'è proprio niente, manco un... Volete tagliare le unghie o pulire? Sì, magari... ecco, abbiamo i nastri, ragazzi, utilizziamoli perché servono. Se volete tagliare un po' di mortadella per panino. Ma sì, un paninozzo in mezzo ai zombie, che non so, fa? Eccolo qua. Salviamo e andiamo avanti col gioco. Allora, siccome però a noi ci serve un po' l'inventario un po' meno pieno, infatti adesso posiamo i nastri. Un po' meno pieno, Sì, non lo so perché ho detto, però vabbè, adesso siccome ci serve un inventario che comunque almeno ha due spazi disponibili, o almeno un minimo uno, ci serve posare i nastri e andiamo avanti. I cani stanno dormendo. Sono i più nudi dei cani, ma sto stressando. Sì, alquanto. E andiamo avanti. Ok. E via discorrendo. Allora, l'acqua. Ok, fighissimo. Perché corri verso le macchine? Non lo so. Ok, questa è la stazione di polizia. E adesso, ragazzi, dovremmo all'interno. Dovremmo trovare per la prima volta il Nemesis. Il Nemesis. Speriamo non ci stupri e troviamo quella di uscire. Ok, video. Ecco quello che mi piace. È impazzito. Che bello. Perché ha guardato per terra? Sei fino a mo' l'ha visto. Bravo. Adesso qui per la prima volta nel gioco vediamo un tratto, la possibilità un di tratto scegliere GTA, ragazzi, il tratto di poter scegliere se scappare. Se possiamo dirlo, la strada che si vuole prendere. Ecco, noi andiamo nella stazione. Ovviamente noi abbiamo solamente la pistola e il fucile a pompa e non siamo neanche abili, quindi sfidare il Nemesis sarebbe una follia. Giocarci al PC, ragazzi. Oh, le erbe. Ok, il Nemesis ci siamo stuprati, ma noi... Ah, vedi, ragazzi, le porte comunque non sono sbarrate a 2, sono sbarrate a 3. Perché comunque, siccome sia una storia in contemporanea, diciamo, però ecco, il fatto delle porte sbarrate ci porta a pensare che comunque Leon non c'è più all'interno della stazione di polizia e che è tutta per noi. Quindi andiamo avanti e mischiamo le erbe, che sono alquanto importanti, e vediamo un po' come possiamo fare con questa erba qua. Comunque penso che siamo arrivati a livelli di follia a fare sta serie. Sì. Abbiamo toccato livelli da ormai sì. È peggio che ci denunceranno. Magari ci mandano. Ormai la sanità mentale come quella di Amnesia sta andando a puttane. E quindi ecco, mischiamo l'ultima erba e andiamo avanti nel gioco. Scusate, ma col PC è una vera seccatura mischiare le erbe. Andiamo avanti che con la voce da stupratore. Non lo so, mi viene alquanto naturale, visto che mi sto gasando con Resident Evil 3. Ok, abbiamo trovato comunque delle munizioni. C'è da dire che da quello che so io, ogni volta che si affronta il Nemesis e lo si sconfigge, credo che si sblocchi, diciamo, un pezzo di un'arma che poi assemblata insieme diventa molto potente. Credo che forse sia la testa articola, adesso non lo so. Comunque vedremo sicuramente andando avanti, ragazzi. Poi se voi volete che continuiamo la serie, commentate, dateci dei consigli. Visualizzate. Sì, è molto importante, ragazzi. Allora, io credo che qua serva il nastro trasportatore. No, qua il sistema Stars. Quindi, raga, dobbiamo andare avanti perché non ci sono i nastri, non possiamo salvare, andiamo avanti. Ok.
Sì, ecco. Andiamo avanti su questa porta, sicuramente sarà piena di zombie. Io mi darei come il vento. Lo so che lo dico sempre, però. Però raga. È da fare. Ti darà come il vento. Oddio, ma quanti so? Sono un quintale. Perché ti stanno afficcando? Ti stanno afficcando il buchetto, compa? No, ci stanno le munizioni e fucile a pompozzo. Prendi la svelta che stanno di girare. Sì, lo so, ecco, questa è una cosa che lui. Ok, adesso. Il report che non ci serve niente. Andiamo avanti. Andiamo avanti nel report che non ci serve assolutamente. Ok, uscita. Ok ragazzi. Presto. Ok, ecco, munizione del fucile a pompa che noi già abbiamo ricaricato prima e che sicuramente adesso equipaggeremo. No, sediamo con il vento adesso. Sediamo? Sì. E quindi bam, via. Via, assolutamente. E andiamo avanti. E quindi ecco ragazzi, io purtroppo vi devo dire una cosa. Che gameplay finisce qui ragazzi, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Perciò ecco, siamo rimasti in questo diciamo, magazzino che c'è, come potete vedere, quello là, lucetta rossa, sarà sicuramente da sbloccare poi con un codice che troveremo andando avanti. E sono, diciamo, quasi i classici enigmi di Resident Evil 3. Resident Evil, che comunque non sono assenti nel 4 e negli altri Resident Evil che andranno a venire, perché gli altri Resident Evil sono tutti azione, non sono né di niente, ragazzi, non sono survival horror, non fanno paura, sono tutti action. Quindi con questo io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per le visualizzazioni dei video precedenti, per gli iscritti che ci sono stati, per i mi piace, e ragazzi per favore commentate, perché ogni vostro commento è molto importante per noi e per tutto il gruppo di Vertical Games. Da Mark Evil e da Kenneth è tutto quanto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao belli.